Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata, dal colore Prepper, parleremo rapidamente di come orientarsi in un temporale, apprendere gli skills per misurare le distanze. Gli argomenti sono densi e complessi, non perdiamo tempo e iniziamo subito con il primo argomento. Se si è in città e si è colti alla sprovvista da un fortunale o da un brutto temporale, di solito è sufficiente aprire il proprio ombrello e recarsi quanto prima a casa o nella propria auto e restare al sicuro in ufficio. Se si dovesse essere sprovvisti d'ombrello, di solito è spontaneo raggiungere quanto prima un locale al chiuso, bar, entrata della metropolitana, un centro commerciale, un negozio. Insomma, per togliersi dall'impaccio. Se si è in mare o in montagna o in campagna oppure in spiaggia e si sta per essere colti all'improvviso da un brutto temporale, la situazione potrebbe anche diventare drammatica ed è necessario sapersela cavare senza dipendere bovinamente dal vostro smartphone. Se ad esempio vi trovate in montagna, vi siete avventurati, diciamo, per una scampagnata oppure in campagna, una lunga gita a piedi in zone isolate ed incontaminate, ma da bravi bischeri non avete consultato le previsioni di meteo della giornata, ci potrebbe essere la possibilità concreta che possiate rimanere sorpresi da un fortunale estivo o da un brutto temporale. Cosa fare in questi casi? Allora, la prima cosa da sapere è che il lampo viaggia alla velocità della luce, circa 300.000 km al secondo, mentre il suono del tuono viaggia a circa 343 metri al secondo, che potete anche approssimare a 340 metri al secondo per fare i conti a mente in modo più semplice. Potrete sfruttare questa differenza fisica per comprendere in tempo reale che cosa sta succedendo intorno a voi, fanculizzando la vostra app meteo dello smartphone. Osservate il lampo, quindi iniziate a cronometrare quanti secondi passano prima dell'arrivo del tuono. Usate un cronometro, una lancetta, un indicatore di secondi e il vostro orologio, oppure più semplicemente contate per 1000. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 e via dicendo. Ecco, appena sentite il boom, vuol dire che sono passati tot secondi. Ad esempio, se avete contato fino a 1005, sono passati 5 secondi e viceversa. Di conseguenza, quindi basta moltiplicare 5 per 340, che è circa la velocità del metro al secondo del suono, e trovate come valore circa 1700 metri, quindi il fulmine è caduto più o meno ad un raggio di circa 1 km e 7 da dove è il vostro punto di osservazione. La misurazione della distanza. Ci sono varie tecniche. La più semplice e immediata è sicuramente stimare la distanza con il binocolo. Alcuni binocoli sono equipaggiati con la lastrina diastometrica, suddivisi in 100 millesimi, che permette di effettuare la stima della distanza di un oggetto che si osserva. La lastrina si avvale della regola del sito, in base alla quale un millesimo è l'angolo con il quale un oggetto alto un metro è visto alla distanza di 1 km. Quindi, di conseguenza, possiamo fare, diciamo, un esempio pratico. Ipotizziamo di guardare con un binocolo un relitto di un oggetto che sappiamo essere l'oggetto di circa 10 metri. O sovrapponendolo quindi con la lastrina del binocolo, notiamo che questo ha un valore in dimensioni di 4 millesimi. Quindi, per sapere, diciamo, la distanza, è sufficiente dividere 10 metri, che sappiamo la distanza che deve essere, diciamo, la lunghezza dell'oggetto conosciuto,
diviso i 4 millesimi che a noi ci appare così, osservandolo praticamente dal binocolo in relazione alle 4 tacchettine. 10 diviso 4 fa 2,5, il relitto, quindi l'oggetto si trova più o meno a 2,5 km dal nostro punto di osservazione. Un altro facilissimo sistema per misurare la distanza è detto del cappello di Napoleone. Ad esempio, stando sulla riva del fiume, si individua un oggetto ben visibile dall'altra parte della sponda. È sufficiente inclinare il cappello oppure l'elmetto in modo da traguardare con gli occhi il punto prescelto, diciamo, con il cappello o elmetto o tesa di un cappellino, come fosse un mirino. Poi, senza alzare o abbassare la testa, è sufficiente girarsi su se stesso fino a trovare sulla propria riva un punto che sia allineato con la tesa del proprio cappello. La distanza, quindi, dall'osservatore, questo punto osservato è la stessa di quella della larghezza del fiume, quindi è sufficiente contare il numero di passi e poi avere una stima approssimativa della distanza, considerando che più o meno un passo è intorno ai mezzo metro, 60 centimetri, 70 centimetri, quindi più o meno 60 centimetri più o meno. L'ultimo metodo utile e rapido per la stima della distanza da considerare entro i 3 km è quello dell'utilizzo del pollice. Il pollice, infatti, può essere molto utile per valutare con buona approssimazione le distanze. È sufficiente stendere il braccio con il pollice alzato davanti agli occhi e coprire con il pollice un oggetto sul quale è necessario, diciamo, determinare la distanza. L'oggetto ovviamente deve essere facilmente valutabile, ad esempio la larghezza di una finestra oppure la facciata di una casa. Ora, la distanza dall'osservatore all'oggetto si ottiene semplicemente moltiplicando per 25 la larghezza dello spazio coperto dal pollice. Quindi, se stiamo osservando ad esempio una finestra che sappiamo essere alta più o meno 2 metri, di conseguenza 2 metri per 25 a botta troviamo più o meno una distanza di 50 metri se il nostro pollice è capace di coprire tutta la visuale della finestra dal nostro punto di osservazione.